se sei innamorato al caffè. Che la Sardegna abbia pensato a me per un premio, per quella che è stata la più grande voce della Sardegna, che è Maria Carta, quindi sono soddisfatta e lusingata, spero di essere all'altezza. Rappresenta una vocazione sicuramente che in qualche maniera è per molto tempo è stata anche la mia vocazione, cioè quella di fare della musica sempre legata al proprio territorio, legata alle radici, trasportare in avanti la tradizione in maniera tale che la tradizione non sia qualcosa che per vederla bisogna girarsi all'indietro, ma che sia qualcosa che cammina insieme a noi. La Sardegna è un tale mondo straordinario e a parte, così come è Napoli, anche Napoli è un'autarchia totale. Quindi siamo due autarchie che però, secondo me, si vogliono bene. Sì, il premio Maria Carta ormai è entrato a far parte del patrimonio culturale della Sardegna. Questa è la 21ª edizione, non ne abbiamo saltato neanche una. Gli anni del Covid siamo riusciti comunque a mantenere vivo il premio. Quest'anno è un anno particolare perché abbiamo scelto di premiare le donne. Teresa Desio, straordinaria interprete delle musiche popolari napoletane, il coro di Gavoi femminile, che sono delle interpreti delle nostre musiche che ormai girano il mondo. Muscas di Nonna Isa, Giovanni, questa eccellenza straordinaria, quest'uomo che si è fatto dal nulla e che comunque è un esempio soprattutto per i giovani se vogliono fermarsi in Sardegna e lavorare in Sardegna. E poi il mondo dell'emigrazione è sempre vicino alla Fondazione Maria Carta, e quest'anno ad Alessandria, circolo straordinario che da anni tutela e valorizza la Sardegna in Piemonte. Ecco, credo che la Sardegna si debba riappropriare di quello che è il suo patrimonio, le sue musiche, i suoi colori, i suoi costumi. I canti unici come il canto a tenore o il suono delle Leonidas non li ha nessuno. Noi non ci dobbiamo vergognare di quello che abbiamo, lo dobbiamo promuovere in giro per il mondo. Abbiamo una responsabilità anche nei confronti dei nostri figli. Sono in mostro, ed è come te canto, io che è da adorare, usa ditta, se cantone de Maria, che sa. Libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è parteciparsi.